credo di l'armata di si rifoggia, ma soprattutto per anche i vertici nazionali, e per cui anche sono arrivati il personale dall'INPS di Bari per alcune verifiche che sono state poi condotte insieme alla Guardia di Finanza, e effettivamente è stato riscontrato, sembrerebbe almeno, che moltissimi di questi ricorsi sono corredati da documentazione verosimilmente falsa. E quindi abbiamo dovuto necessariamente procedere al sequestro di numerosissimi, stiamo procedendo al sequestro di numerosissimi fascicoli, sia presso la cancelleria sezione lavoro del Tribunale di Foggia che presso il Tribunale di Lucera, trattandosi evidentemente di reati in continuazione, e anche di richiesto l'esibizione dei fascicoli di parte, perché non si rinvengono nei fascicoli depositati qui nella cancelleria del Tribunale dei fascicoli di parte. Poi, come sapete, i fascicoli di parte possono essere ritirati quando il giudizio è estinto, ovvero su un'autorizzazione del giudice. Abbiamo riscontrato che molti di questi fascicoli di parte sono stati ritirati prima della definizione del giudizio e senza l'autorizzazione del giudice. Non intralciare minimamente la normale attività tradizionale del settore, perché mano a mano che i fascicoli saranno visionati con la massima sollecitudine, già un bel lavoro è stato fatto sia dagli ispettori di INPS sia dalla Guardia di Finanza al Comando Provinciale, coordinato direttamente dal Comando Grandizia e anche dal Presidente Ricchitelli, le indagini che conduciamo noi in stretta collaborazione con la Difesa e l'INPS, sia il collega Vaccaro che anch'io, per cui noi restituiremo i fascicoli regolari nel più breve tempo possibile. Naturalmente tratteremo i fascicoli per i quali sarà necessaria un'ulteriore attività di verifica e di approfondimento anche per le responsabilità penali, bisogna individuare bene insomma, le varie responsabilità penali. Abbiamo elevato che spesso l'INPS si è costituita, ma probabilmente anche l'INPS per il rilevantissimo numero dei ricorsi non sempre ha potuto eccepire la verosimile falsità dei documenti, per cui insomma, è un'attività che abbiamo condotto e stiamo conducendo che richiede naturalmente molto impegno, ma ripeto, faremo in breve tempo per iniziare l'attività. Soprattutto perché questo è importante a mio avviso sottolineare, perché questo carico così ponderoso di contenzioso naturalmente lede i diritti degli aventi diritti, scusatemi la tautologia, cioè i veri legittimati alla pretesa dell'INPS vengono anche loro penalizzati dalle attese resesi necessarie per questa gran mole di ricorsi pendenti, nonostante la buona volontà dei giudici. Basti dire, da un dato così ma molto molto approssimativo, soltanto nel 2009, per darvi una minima idea dell'entità del fenomeno e quindi della necessità dell'intervento, l'INPS ha liquidato come compensi agli avvocati, alcuni avvocati, circa 60 milioni di euro nel solo 2009, a fronte di differenze sul salario reale di 900 mila euro, cioè se i 900 mila euro o la somma liquidata riconosciuta ai lavoratori risultasse legittimamente dovuta, sarà legittimo naturalmente anche il compenso percepito dagli avvocati, però se vi fossero invece delle liquidazioni in favore di lavoratori in base a documenti non veridici, evidentemente avremmo una sproporzione veramente preoccupante, un danno all'erario di rilevantissime entità. Non so se il collega Vaccaro vuole aggiungere qualcosa, più o meno sostanzialmente ha detto tutto il procuratore. Il dato fondamentale sono le dimensioni del fenomeno, perché pensare che un ufficio del lavoro che ha in organico una sezione del lavoro 8 magistrati, attualmente sono 8 in 5, 8 sarebbero organico pieno, ma comunque una gestione di 121.000 fascicoli, credo che sia la pendenza al 30 giugno, e dà su immediatamente la percezione di un fenomeno comunque abnorme, non normale, di pendenza. Di questi una gran parte, ma parliamo di
70-80 mila cause, sono tutte aventi ad oggetto il cosiddetto salario reale, che sono cioè la richiesta di riliquidazione all'INPS delle indennità previdenziali a sostegno del reddito agricolo. Quello che si è accertato è un ricorso che almeno per alcuni è sistematico a documentazione falsa, anche perché in giudizio viene solitamente prodotta una fotocopia che per i principi del processo civile, ove non venga contestata, è utilizzabile a fini di prova. E questo poi per dire il meccanismo attraverso il quale si è inserito. Il fenomeno è enorme perché poi, come potete immaginare, come già vi ha detto il procuratore, le spese che sono state liquidate sono 60 milioni di euro nel solo 2009, a fronte invece di prestazioni previdenziali liquidate di neanche un milione di euro, che significa che il grosso della spesa sono le spese liquidate. Probabilmente se sono. Ripeto, il nostro compito è accertare. Perché il sequestro? Perché il sequestro innanzitutto, che voglio dire è ovviamente un provvedimento forte, nel senso che sequestrare i fascicoli, soprattutto dei ricorsi pendenti, significa comunque bloccare l'attività giurisdizionale per poi. Però è stata una necessità assoluta, anche perché il fascicolo di parte viene ritirato ed è il fascicolo di parte che contiene i documenti falsi, quindi potete ben capire che se il processo si conclude e il fascicolo viene ritirato sparisce la prova. Molti fascicoli non sono stati trovati nonostante siano fascicoli pendenti, e questo era già stato accertato con la necessità dell'intervento per evitare che il fascicolo di parte venga indebitamente ritirato prima della conclusione del giudizio, che costituisce poi la prova del falso che si ipotizza. Giudice, come siete arrivati a questo? Cioè, da che cosa siete partiti? C'è stata una denuncia? C'è stato qualche cosa che vi ha messo su questi sospetti sui grandi numeri, diciamo? È stata la base, poi è stata fatta una delega alla Guardia di Finanza che puntualmente, con la collaborazione anche dei funzionari di vigilanza dell'INPS, ha accertato fascicolo per fascicolo che tante anomalie nella documentazione che è stata prodotta. Se il colonnello mi potrà dare dei numeri dell'entità del fenomeno. I numeri dell'entità del fenomeno ormai sono stati già riferiti. Noi abbiamo nel 2009, sempre nella nostra provincia, abbiamo 31.000 ricorsi all'INPS, contro l'INPS. Nel primo semestre di quest'anno ce ne abbiamo 11.000. Complessivamente quelli pendenti fino a dicembre 2009 erano 113.000. Nel primo semestre del 2010 siamo arrivati a 121.000 procedimenti pendenti. Naturalmente occorrono vari anni per smaltirli. E tra l'85 e il 90% di questi procedimenti riguardano appunto fenomeni relativi al salario reale. Spese legali, abbiamo visto, sono intorno ai 60 milioni di euro soltanto nel 2009. Quindi una bella cifra. Soggetti danneggiati, abbiamo detto appunto l'INPS naturalmente, le aziende, perché in conseguenza di questi procedimenti poi possono avere un DURC, il documento sulla regolarità contributiva, che è negativo, naturalmente i ricorrenti genuini, cioè le persone che hanno effettivamente delle rivendicazioni di carattere salariale, e poi altre conseguenze sono i tempi della giustizia che si allungano a dismisura, e poi di chi è legittimamente fa ricorso, cause di lavoro, licenziamento, e infine naturalmente l'erario dello Stato, in quanto queste sono tutte risorse che vanno poi a cadere su pensioni, indennità, provvedimenti appunto a tutela dei lavoratori. Meccanismi così particolari che abbiamo rilevato sono appunto queste falsità, documenti con firma.